calzature si rivolgono a tutte le donne che hanno voglia di essere sia eleganti che sportive e che hanno voglia di poter stare tutto il giorno con uno stesso paio di scarpe. La mia passione nasce fin da piccola, perché giocavo spesso a casa di mia nonna con le sue scarpe, aveva un armadio enorme, mi ricordo questo veramente armadio gigantesco pieno zeppo di scarpe che io mi provavo in continuazione, facevo le piccole sfilate da piccolina. Però in realtà io poi ho sviluppato un altro percorso, nel senso che ho studiato economia e gestione dei beni culturali e ho lavorato nelle televisioni per bambini e poi in Sky Italia per 2 anni perché volevo, diciamo, entrare nell'azienda di famiglia, ma dopo questi 2 anni in Sky mi sono resa conto che non era proprio il mio percorso, per cui ho detto se non lo faccio adesso non lo faccio mai più e mi sono ributtata in quella che è la mia passione. Ho deciso di fare dei corsi di formazione, uno da designer calzature presso l'Arsutoria e uno da modellista, sempre nella stessa scuola, sia per avere competenze tecniche ma anche artistiche. Poi ho fatto un'esperienza in una società di consulenza di design calzaturiero e poi mi sono lanciata in quello che è adesso il mio sogno, la mia avventura. Caratteristiche della mia collezione sono quelle che stanno anche alla base di tutto il concetto che ci sta dietro al brand, ovvero mischiare materiali tecnici con materiali tradizionalmente considerati classici e eleganti, come appunto il camoscio, la vernice, nappa, mischiati a materiali come neoprene, sia lavorato che liscio, reti, licra e tessuti olografici. Questo mix di materiali mi permette alle mie strutture di avere sia un carattere aggressivo, diciamo più tecnico che all'avanguardia e un carattere invece più morbido, dato dai pellami tradizionali. L'ispirazione è un po' Milano, città che sta vivendo una grande trasformazione, infatti possiamo trovare dei distretti che hanno dei grattacieli, da cui emergono grattacieli all'avanguardia inseriti in un contesto storico tradizionale. La prima collezione, primavera estate 17, è stato un test per capire se questo concetto di mischiare materiali tecnici che si usano di solito per le sneakers a materiali eleganti su strutture eleganti potesse funzionare, potesse piacere al consumatore donna finale. È piaciuto, abbiamo fatto dei test in alcuni negozi in Italia con pochi modelli e dato che sono stati molto apprezzati abbiamo deciso di implementare notevolmente la collezione questa invernale, infatti oltre che a strutture più eleganti con tacco a stiletto, sandali, tronchetti, tacco largo 100, abbiamo aggiunto anche delle strutture più da giorno con un tacco 5,5 abbastanza largo, mocassini, biker, abbiamo aumentato, diciamo, le strutture rispetto alla collezione precedente. L'obiettivo è quello sicuramente di arrivare anche a altri mercati oltre all'Italia e all'Europa. Questa è la mia seconda collezione, la collezione autunno-inverno 17-18. Diciamo come ispirazione specifica di colori per questa collezione ho voluto utilizzare sia il glitter per ricordare un po' lo spazio, perché appunto anche qua siamo all'interno di un contesto spaziale per questa presentazione, ma principalmente per i colori dei pellami ho deciso di ispirarmi a questo viaggio che ho fatto in Tanzania quest'estate, in cui sono riuscita a vedere più di 60 tipi di uccelli diversi, da cui ho preso spunto appunto per i colori. Un po' di Africa anche in questa collezione.